Rieccoci, rieccoci in diretta, pronti per approfondire il tema del Forex. Intanto ancora notizia da Kiev che dichiara 9.000 i soldati russi uccisi, distrutti 217 carri armati, due bimbi e sei adulti vittime in un raid vicino Kharkiv. Zelensky, le linee di difesa tengono contro gli attacchi russi. Arriva anche l'appello del ministro degli esteri ucraino Kuleba, gli alleati ci aiutino chiudendo i cieli subito, mentre Kiev, attenzione, puntando alle centrali atomiche, la Russia fa terrorismo nucleare, l'accusa che l'Ucraina muove all'Agenzia Internazionale per la Sicurezza Atomica di chiedere alla NATO di chiudere l'accesso allo spazio aereo sopra gli impianti nucleari ucraini ed intensificare gli sforzi per prevenire il terrorismo nucleare. E poi Russia pronti al dialogo con l'Occidente sul tema sicurezza. Dati macroeconomici, tanti, ve li abbiamo anticipati, sostanzialmente abbiamo tutti i dati sui PMI, eccoli qua, vi segnalo brevemente i più importanti. Eurozona, indice composito dei servizi a febbraio 55,5, questo vuol dire espansione, appena sotto il 55,8 atteso, mentre per quanto riguarda l'Italia, tasso mensile di disoccupazione a gennaio 8,8%, l'attesa era del 9%, si arrivava da un 9%, quindi abbiamo uno 0,2% di miglioramento su questo fronte. Il PMI composito tedesco, espansione 55,6, leggermente sotto i 56,2 previsto, quindi i dati non dovrebbero smuovere più di tanto le acque sul fronte appunto della valutazione dell'euro. Certo è che attendiamo adesso l'indice dei prezzi alla produzione su base mensile e su base annuale. Arduino Schenato in collegamento con noi, ben trovato Arduino, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo fatto in più di un'occasione ragionamento, insomma, brevemente con gli amici che magari seguono indici e titoli cercando di capire come muoversi in situazioni come questa, dove già i mercati erano già abbastanza turbolenti, inflazione, politica monetaria, aumento delle materie prime, insomma, Covid, si è aggiunto un conflitto che inevitabilmente porta a movimenti importanti sugli indici, sulle materie prime, vedi il petrolio e vedi anche il forex, vedi il dollaro e anche il franco svizzero, mi sembra di vedere che è un po' più vivace rispetto al solito. Come muoversi, insomma, nell'ambito del forex? Quali sono, che cosa bisogna assolutamente non fare? Non fare ovviamente dipende sempre dall'esperienza e dalle competenze che ha acquisito un trader. Quindi quando un trader o comunque una persona che inizia a investire sui mercati, inizia in questo periodo, magari non è proprio il momento più giusto, aspettiamo che la volatilità possa un pochino leggermente ritirarsi. Sì. Diciamo che sul Forex non ci sono stati ancora movimenti veramente, veramente così incredibili, se non il gap di fine settimana, quindi da venerdì a domenica sera, dove in effetti sulle principali coppie, quindi quelle contro il dollaro, ci sono stati dei gap abbastanza importanti per il mercato Forex, che è un mercato che solitamente è più lineare, no? Sulle sì. Azioni siamo abituati a vedere dei gap, sul Forex meno. Ecco, tranne questo gap, per esempio l'euro-dollaro sta rompendo praticamente in questi giorni i minimi che aveva fatto, aveva tenuto negli ultimi mesi, e che io pensavo sinceramente che tenesse e che rivedessimo prima di un movimento ulteriormente verso il basso anche l'1,16, 1,1550, sono stato smentito in realtà dai grafici, non ci ho fatto in realtà delle operazioni su questo, anzi è più interessante adesso tradarlo short. Però ecco, se mi parli di movimenti così repentini, il mercato del Forex, ecco, rispetto per esempio a un petrolio oppure i movimenti che si sono visti su oro e argento, sì, sono stati movimenti, diciamo, di mercato, potrei dire normali quasi, quindi sì, diciamo che sul Forex sta continuando, ecco, prendendo l'euro dollaro, sta continuando un po' la tendenza che abbiamo ormai da un bel po' di mesi, da giugno se non sbaglio del 2021, con l'euro dollaro che ha fatto i massimi e poi ha iniziato a scendere, se non sbaglio erano giugno, sì, aveva già fatto a gennaio dei massimi e poi con giugno sono stati proprio i massimi quelli che sono stati poi venduti e non siamo più ritornati là sopra.
E sta continuando, quindi adesso diciamo che con la rottura tra l'altro dell'altro ieri, martedì, quando c'è stato il movimento ribassista, diciamo che l'obiettivo adesso dell'euro-dollaro è l'area 1,10, poco sotto probabilmente area 1,10, e quindi comunque un dollaro forte, complice un po' il fattore Banca Centrale Americana, o comunque i dati che stanno uscendo dagli Stati Uniti e che confermano, no, anche con le parole comunque di Jerome Powell e comunque dei vari, come dire, chiamiamoli come i banchieri centrali delle varie zone d'America, no? Che danno il loro input ai vari rialzi dei tassi, quindi complice un po' questo che comunque porta ad avere un dollaro americano, porta a rafforzarsi il dollaro americano, complice un po' la situazione che sicuramente è una situazione drammatica e che nel mercato può portare, diciamo, a comprare di più asset come dollaro. E in realtà anche yen e franco, tu mi hai citato il franco, ma al momento su questi non ci sono così dei veri e propri movimenti chiari. Anzi, ti dico che sullo yen, dollaro yen, io ho anche una posizione long e comunque il mercato sta continuando a fare il suo, cioè non c'è una situazione così di sell-off o di movimenti che appaiono proprio i classici movimenti di una situazione dove chi investe sui mercati va solamente sugli asset, diciamo, meno rischiosi, no? Il classico risk off. Non c'è questo, perché sennò vedremo un dollaro yen scendere in maniera chiara, vedremo gli indici essere venduti pesantemente. Sì, sono venduti. Io li guardo, l'S&P, Nasdaq, eccetera, però voglio dire, sono ancora in movimenti, diciamo, normali, non c'è una situazione così incredibile. Solo l'oro, ecco, l'oro e l'argento, il petrolio per altri motivi probabilmente, ma l'oro e l'argento che hanno subito un movimento molto rialzista e che potrebbe continuare. Però sì, non c'è questa correlazione classica È venuta meno la correlazione, è vero, è vero. Il dollaro yen è long, lo dicevi tu. Il sì. mercato americano, in effetti, non c'è. L'europeo è più debole, ma è inevitabile che in questo momento l'equity europeo sia debole rispetto a quello degli Stati Uniti. E quindi dollaro yen rimane long, oggi più 0,2, ieri più 0,5. E anche per questo, forse, chiedo che magari il franco svizzero è più acquistato quantomeno rispetto all'euro. Vedo che oggi c'è un meno 0,4 ed è un percorso iniziato più o meno dalla seconda settimana di febbraio, da quei massimi in area 1,06 siamo arrivati a 1,01. Poi forse un'oscillazione tutto sommato, mi correggerai se sbaglio, quasi naturale, che non è un deprezzamento dell'oro nei confronti del franco, così insomma a livello di emergenza. Ecco, proprio quello, sì, è più un movimento, diciamo, un movimento un po' più classico, seppur ci sono stati, ripeto, questi gap. Ecco, l'unica cosa che possiamo notare nel Forex sono stati questi gap a fine settimana, che in effetti non sono classici, però, diciamo, sì, il franco si è rafforzato nei confronti dell'euro. Io guardo molto il dollaro franco come benchmark su questo, siamo comunque su zone importanti perché sono zone queste dove siamo adesso sull'euro franco sicuramente di attenzione anche da parte della Banca Centrale Elvetica, però voglio dire, non vedo una situazione di correlazione, ecco, sui mercati, dove invece una situazione di questo tipo potrebbe portare uno yen comprato a mani basse, il franco comprato a mani basse, dollaro però comprato. Quindi questa situazione particolare che accade solamente in momenti di forte risk off, oro che invece non segue il dollaro comprato e quindi viene comprato nei confronti del dollaro, quindi sale, e gli indici che invece fanno dei movimenti chiari, short, cioè un S&P o un Dow che comunque oggi stanno tenendo dei livelli. Per carità, potrebbero ancora avere una discesa, anche se comunque i minimi che hanno fatto settimana scorsa potrebbero essere dei minimi importanti, però in queste situazioni diciamo che il condizionale, no, è sempre molto d'obbligo. Ecco, questa è un po' la situazione. Quindi io nel mercato del Forex sto lavorando come lavoro sempre,
magari sto un po' attento a utilizzare degli stop magari con un range leggermente più ampio, perché magari gli spike potrebbero essere un po' più forti, però diciamo che mantenendosi con dei rischi medio-bassi, qualora ci fossero dei movimenti molto repentini, almeno nel mercato del Forex, essendo molto lineare, quindi i gap al massimo ci sono solo a fine settimana, si riesce tranquillamente a lavorare. Però ti dico anche che io qualche azienda la guardo, le azioni comunque le seguo, eccetera, e principalmente il problema, almeno guardando l'Italia, c'è stato con le grandi banche, no? Le banche hanno subito un vero e proprio spike, che hanno portato poi l'indice italiano, in effetti, e gli indici europei, tu giustamente dicevi, perché anche l'Eurostox, anche il DAX, insomma, sono su dei livelli e stanno continuando a essere deboli, molto più, ecco, quelli sono un po' più da seguire, più, voglio dire, in ottica short, o comunque di aspettare, perché comunque i long potrebbero essere difficili da mantenere e quindi andare in stop o comunque a accusare delle perdite. Ma sul forex direi che la situazione è abbastanza in linea con i trend precedenti. Anzi, se vogliamo, anche il dollaro australiano e il dollaro neozelandese, che spesso sono viste anche come valute comunque che vengono vendute sul dollaro in situazioni di risk off, chiaro, sì. Invece per esempio l'Australia dollaro sta facendo dei nuovi massimi di periodo, ovviamente, degli ultimi mesi, quindi è abbastanza una situazione, siamo a ridosso così dei massimi dell'anno, forse li ha già aggiornati il dollaro, sì, australiano. Sì, lo guardavo anche stamattina, e quindi è molto, diciamo, anche il mercato del Forex è molto scorrelato in questo momento, cioè le valute dollaro che solitamente hanno il dollaro al denominatore, come per esempio euro, sterlina, Australia, Nuova Zelanda, che solitamente seguono un po' un filo conduttore, dei movimenti abbastanza simili, seppur con le loro differenze, in questo momento siamo completamente in decorrelazione. Infatti qui ci vengono d'aiuto i cross come Euro Australia, come Euro Canada, come Euro Neozelanda, ne dico alcuni, che invece hanno creato dei grandissimi trend proprio per questo, perché se il dollaro australiano sale e l'euro dollaro scende, l'euro Australia avrà una forza ribassista moltiplicatrice, e crea quindi dei trend fortissimi, tant'è che l'Australia che tu mi stai mostrando ha rotto anche dei minimi importantissimi ed è in un trend fortissimamente short. Quindi ecco, nel Forex, situazioni così dove i cambi, diciamo, base col dollaro americano decorrelano un po', si può andare su coppie di valute, invece Australia Yen anche, no? Cioè cross valutari, quindi non con il dollaro americano, che hanno un effetto spesso di produrre dei trend ancora più stabili. Interessante l'euro Australia, che peraltro, insomma, ha anche rotto quel supporto che era 1,54 circa, e adesso siamo a 1,52, che è il minimo da gennaio 2018, quindi si torna parecchio indietro, insomma, per trovare livelli così, così bassi, e il settimanale è evidente, ma anche il daily fa abbastanza impressione per la quantità di sedute, diciamo così, ribassiste nel cambio euro-australia. Piccolo aggiornamento sul rublo, dollaro-rublo è 104,84, questo vuol dire, correggimi se sbaglio, Arduino, per un dollaro servono 104 rubli. Sì. 2 più 2 è 4%, questo è un grafico daily, sta consolidando sopra appunto 100, attorno ai 104. E volevo da te anche un parere sul cambio dollaro-dollaro canadese, perché ieri la Banca Centrale Canadese ha alzato i tassi dello 0,5%, dichiarando che non sarà l'ultimo aumento di questa portata, e inevitabilmente osserviamo come effettivamente il dollaro, che è già parecchio forte, ha ceduto qualcosa, insomma, al dollaro canadese. Siamo sotto la media a 50 e 200 periodi. Ieri una gran bella candelona ribassista, meno 0,8%. Oggi aggiornati i minimi, bisogna tornare indietro a gennaio per trovare un valore così basso. In questo momento 1,26,18, Arduino. Sì, il dollaro canadese segue spesso nella sua storia le mosse dell'America, quindi un po' me lo aspettavo questo. Fatto sta che se guardiamo proprio graficamente questo cambio, non è così facile adesso interpretare quello che può avvenire nelle prossime settimane. Diciamo che sembra
più predisposto a un ritorno almeno verso 1,25, anche più basso, quello sì. Il massimo fatto settimana scorsa, se guardiamo un settimanale, troviamo proprio l'arrivo sui massimi, che erano stati i massimi ormai, si era schiacciato sui massimi da mesi questo mercato, e crea quella fake out, io la chiamo così, quella pin bar fake out, cioè un movimento rialzista che viene ripreso poi in chiusura settimanale, che sono i classici miei trigger short in questo caso. Quindi il mercato si era già un po' posizionato nell'ottica di un rafforzamento del canadese, però è anche vero che di sotto tu hai segnato svariate aree sia dinamiche che statiche, noto c'è praticamente un livello molto molto importante che è l'area tra 1,26 e 1,25, appunto, dove, che ti dicevo, per quanto riguarda appunto il possibile primo target, che non vanno dimenticate, perché se guardiamo la struttura della price action, proprio è una struttura tendenzialmente a range, quindi seppur c'è questa possibilità short, avevamo iniziato, cioè il dollaro canadese aveva iniziato a creare dei minimi crescenti, e quindi c'è un po' questa, è un po' contraddittorio, ecco, da un punto di vista grafico. Quindi nell'ottica di trading io in questo mercato al momento sono fermo, ma valuterò nel caso in cui questo trend ribassista dovesse continuare, quindi voglio conferma in più, insomma, a me non interessa vendere a 26,20, potrei vendere anche 1,25, ma l'importante è vendere al momento giusto. Diceva il buon Jesse Livermore, no, non è importante comprare, comprare i minimi o vendere i massimi, l'importante è comprare e vendere al momento giusto, ecco, massima secondo me importantissima nel trading, e quindi io valuterei più che altro una continuazione della debolezza nei prossimi giorni, se dovesse esserci, perché adesso una risposta neanche io ce l'ho, Giacomo, faccio trading, e quindi valuterò nel momento in cui dovesse continuare la debolezza, allora sì, una debolezza continuata, quindi non voglio che il prezzo ritorni con un daily sopra i 27,30, 27,50, questo andrebbe a compromettere la fase adesso attuale del canadese, che si sta rafforzando nei confronti del dollaro, e se dovesse continuare al ribasso e quindi magari creare degli swing per degli short, magari con dei trade di qualche giorno, obiettivo primo 1,25, obiettivo secondo, diciamo la zona 1,23,5-1,24, si può anche valutare. Però voglio avere delle conferme in più, perché ci sono dei punti di supporto tecnici che al momento sono ancora importanti. E a proposito di dollaro canadese, volatilità ampia anche nel cambio con l'euro, al momento l'euro cede lo 0,5%, anche qui nel grafico daily, mi sembra molto simile al cambio euro-dollaro australiano, correggimi se sbaglio, c'è stata la rottura di un supporto che teneva, insomma, che era un po' il minimo raggiunto a febbraio 2020, adesso c'è questa spinta verso il basso che ci va a aggiornare febbraio 2017, ricordiamo che, lo diciamo sempre, il dollaro canadese è correlato col petrolio, e ultimamente il petrolio, diciamo, che ha una discreta voglia di correre da questo punto di vista. Arduino, come sta la sterlina invece? Perché vedo che comunque è un'espressione che usiamo ultimamente, Arduino, usiamo due parole. Se non usi queste due parole, che tu magari ne parli con amici o che sei al bar o che sei a una cena, devi dire le parole resiliente e scenario, se no non sei nessuno. Non so se l'hai notato, ma sono due parole più ripetute in televisione, quantomeno. Dicevo, la sterlina mi sembra più resiliente dell'euro nel cambio con la sterlina, e quindi vediamo lo scenario adesso. Vediamo lo scenario che ci illustra Arduino schienato. Allora, guarda, sì, è vero, è vero. Se noi guardiamo l'euro sterlina, no, si nota già questa cosa, cioè è molto chiara. Cioè, è vero che l'euro ha perso con tutti e anche con la sterlina. Diciamo che euro dollaro e sterlina dollaro tendono a viaggiare un po' sulla stessa sintonia, sono un po', no, molto correlati, però è già da molto, perché ripeto, basta assolutamente guardare un grafico anche giornaliero, ma weekly ancora di più, ma anche giornaliero, da quanti mesi l'euro sterlina è in un trend discendente, no? Quindi è da moltissimo tempo. La sterlina dollaro, però, comunque, anche se in effetti ha questa diciamo più forza relativa maggiore dell'euro nei confronti del dollaro, io credo che la sterlina dollaro, anche lei, un movimentino verso il basso lo possa fare. Quindi un ritorno verso l'1,32 io lo vedo abbastanza possibile, quindi uno strappo maggiore della sterlina, quindi potrebbe anche essere che ci potremmo trovare in una situazione in cui magari l'euro dollaro
già avuto un buon ribasso, quindi tentenna un po' e diciamo, si consolida su una parte di minimo, mentre la sterlina dollaro potrebbe un po' riagganciare, perché in effetti l'euro-dollaro e la sterlina dollaro viaggiano un po', no, in sincronia. Quindi tante volte l'euro-dollaro fa un movimento e la sterlina magari lo segue poi successivamente, o il contrario in certi altri periodi. Quindi in questo momento questa debolezza di euro-dollaro, in effetti molto forte, che non si nota così chiaramente sulla sterlina dollaro, seppur se noi guardiamo il daily, giovedì scorso ha fatto un movimento di 300 pips quasi da massimo a minimo, quindi comunque un movimento importante, straordinaria come volatilità per il cambio sterlina dollaro. Diciamo che io credo che l'1,32 sì, probabilmente lo vedremo. Poi da lì c'è un supporto tecnico, quindi da lì magari la seguiremo e capiremo se lì avrà la forza di tenere. Diciamo che se guardo un grafico di medio-lungo termine, quindi da un weekly addirittura un mensile, quello che io vedo è una tendenza short, massimi e minimi decrescenti e la possibilità di continuazione short. Quello sì. Meno forte questo short dell'euro-dollaro, ma c'è. E quindi questo. Intanto, prima parlavamo di sterlino, scusate, di dollaro-rublo, con insomma un cambio che adesso ha superato appunto i 104. Beh, non è che il cambio dollaro-lira turca va meglio, diciamo così. Ricordiamo che l'inflazione in Turchia è salita ancora a febbraio, balzata al 54,4% annuo, e la situazione è questa. Andava peggio insomma dicembre 2021 in realtà, ma comunque siamo su dei valori ancora molto 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 alti. Oggi guadagna l'1,05% il dollaro nei confronti della valuta turca. Anche qui, insomma, ovviamente non ti chiedo operatività perché non è il caso quando si è in questa situazione, ma è giusto perché è uno dei cambi con la volatilità maggiore assieme al cambio col rublo più 2,6%, sempre con il dollaro protagonista. Senti, chiuderei con magari qualche dato in più riguardante euro-dollaro, che l'abbiamo in qualche modo accarezzato per tutta la durata del nostro collegamento, ma senza forse magari andare troppo nello specifico, e che vede un meno 0,35 in questo momento, 1,1079. Secondo te ci sono le basi, in qualche modo probabilmente l'hai già anticipato, per scivolare fino a 1,10? Sì, Ci assolutamente. sono. Sì. Io qui ho addirittura dei segnali tecnici di quelli che utilizzo che mi stanno indicando proprio il possibile short, che verrebbe compromesso solo con ritorni sopra 1,1280, quindi molto lontani ormai Molto dai prezzi lontani. attuali. Sì, perché Sì. anche ritracciamenti, anche verso 1,1170, anche 1,12. Non li valuterei al momento rialzi che possono compromettere questa rottura. La rottura ormai è chiara, si è creata bene, con calma tra l'altro, e adesso, ripeto, magari non succede oggi, ma l'obiettivo 1,10 nei prossimi giorni, anche un po' più sotto, è abbastanza fattibile. Quindi il primo obiettivo ce l'ho tipo 1,0980, 1,0970, comunque area 1,10, poi insomma il Forex si muove molto per numeri tondi, ormai credo che sia questione veramente di ore, di giorni, quindi ci arriviamo. Da lì poi in effetti abbiamo anche la possibilità di guardare con un time frame più ampio anche quello che può essere il futuro. E se lì non dovesse tenere e quindi creare una continuazione del trend, e potrebbe farlo visto come sta rompendo tutta questa dinamica che aveva fatto negli ultimi mesi, nei mesi scorsi, diciamo che poi abbiamo l'1,08 come livello successivo. Però insomma, fermiamoci 1,10. L'entrata short, diciamo che dovrebbe essere già stata fatta un pelo più in alto, se no, per un trader che vuole fare un trade di questo tipo, uno short, perché il trade poteva essere fatto tra 1,10,90 e 1,11,30, quella era la zona buona da vendere. Però insomma siamo molto vicini, e magari osservando anche magari dei grafici anche a time frame magari un po' più basso, tipo il 4 ore, io lo guardo spesso, si può magari trovare qualche swing, se non va subito direttamente al ribasso, però se dovesse swingare un po' verso l'alto e crearci qualche informazione di ritorno dei venditori, allora lì magari si può fare anche un bel trade con un rapporto di rischio e rendimento interessante. Però ecco, l'obiettivo adesso è 1,10, non più sotto, anche se ci sono i presupposti per andare anche più sotto.
Seguite Arduino Schienato su earforex.com. Grazie Arduino per essere stato qui con noi. Buon proseguimento, buona giornata e alla prossima. Grazie a te Giacomo, un saluto a tutti, a presto, buon trading simple, ciao.